Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo su Fortnite. Mentre stiamo raggiungendo la cassetta per andare a sentire il nuovo file audio, vi ricordo che se inserirete del mio supporto a un creatore Rasco-OMG avete la possibilità di vincere 1000 V-Bucks e quindi se volete il pass battaglia gratis della nuova season 11. Come bisogna fare? Bisogna semplicemente inserire il mio supporto a un creatore, appunto Rasco-OMG, ed essere presenti nella live che farò quando ci sarà la nuova season, perché in quel momento, appunto, tramite un bot, tramite un'applicazione in live, andrò a givare per il momento 10 pass battaglia completamente gratis per voi che inserite il mio supporto a un creatore Rasco-OMG. Ok, eccoci qui, abbiamo trovato la prima cassetta, andiamo a mettere interagisci. Dire che avevo trascurato il fatto che il dispositivo non è attivabile dal loop ma solo dall'esterno. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della registrazione. Io sono all'interno del loop, perciò da qui non posso attivare proprio nulla. Andiamo a sentire ora la seconda registrazione e quindi a trovare la seconda cassetta. Eccoci arrivati qui a Gotham City, andiamo a sentire la seconda registrazione. Segnalatore, nell'istante esatto in cui finisce questo timer, dobbiamo contenere di nuovo il punto zero. Se hanno ragione loro, sarà la fine. Ok, quest'ultima clip, quest'ultimo file audio è davvero molto interessante. Ma ora ci spostiamo all'interno di Magazzino Muffito perché andiamo a sbloccare la skin dello scienziato. Eccoci qui, mi sono lendato a Magazzino Muffito. Il timer ovviamente di cui parlava l'ultima registrazione, oh cavolo c'è un nemico, è il timer che troviamo sopra al razzo. Ora, dal momento che sto registrando questo video, indica 2 giorni e 19 ore e 31 minuti. Eccoci qui, ci dobbiamo sbrigare perché siamo circondati dai nemici. Mettiamo interagisci. Dal principio il rischio per noi non era trascurabile. Probabilmente anche altre persone sono in osservazione oltre a loro, ma dobbiamo farlo altrimenti perderemo il ponte per sempre. Credo che nessuno abbia i dati corretti sulla conformazione dell'isola. Quelle collisioni di materia interdimensionale risolverebbero tutto senza esercitare pressione. Ora che lo vedo, è chiaro che l'effetto della morsa, anche da solo, non lascia scampo. Concentrarmi su questi calcoli mi aiuterà a ricordare. O il loop mi assopirà come tutti gli altri. Non importa. Tutte le altre precauzioni sembrano aver funzionato. Il teorema è un successo. Io sono... noi siamo... anzi, tu... sei arrivato fuori dal loop nel momento esatto dell'espansione. Questo di fatto ha arrestato temporaneamente la singolarità e ci ha dato il tempo di creare i dispositivi necessari per sincronizzare la congiuntura. Devo ammettere che avevo trascurato il fatto che il dispositivo non è attivabile dal loop, ma solo dall'esterno. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della registrazione. Io sono all'interno del loop, perciò da qui non posso attivare proprio nulla. Attiva il segnalatore nell'istante esatto in cui finisce questo timer. Dobbiamo contenere di nuovo il punto zero. Se hanno ragione loro, sarà la fine. Regà, queste registrazioni sono veramente una figata. Ovviamente quando scadrà questo timer inizierà il vero e proprio evento. Come avete potuto sentire durante la registrazione c'è un allarme. L'allarme ovviamente proviene appunto da qui, dal razzo, da questa struttura. Indica che ci sarà qualcosa a breve. Infatti tra 2 giorni inizierà ufficialmente l'evento di questa nuova season. Vi ricordo sarà domenica 13, questa domenica qui, alle 8. Io farò una live, lo vediamo insieme se vi fa piacere. E sicuramente sarà un evento mozzafiato, raga, perché durerà 10 minuti. Ecco qui il suono di cui vi parlavo. È questo qui l'allarme. Io credo che il razzo andrà a schiantarsi contro il Nexus per andare ad attivare qualcosa, vedendo, risentendo un po' le registrazioni che abbiamo captato all'interno di questi file, all'interno delle cassette del visitatore. Comunque, se non sapete dove trovare queste cassette per sbloccare lo stile bianco, le abbiamo ottenute e nemmeno ci ho fatto caso. Che bello che è, raga! Stupendo questo stile bianco, molto molto più bello rispetto al nero. Trovate tutti i video delle cassette sopra questo canale. Molti di voi in live ieri sera, ma anche sotto i commenti dei video, mi hanno scritto che hanno avuto dei problemi nel ritirare questi due oggetti, il deltaplano e i picconi. State tranquilli perché vi faccio vedere queste due righe che ha scritto Epic Games. In pratica, per tutti quelli che hanno raggiunto queste ricompense, gli verranno consegnate in futuro. Per ottenere basta prestigiare una sfida all'interno del pass battaglia. Comunque, se andate all'interno del vostro armadietto, questo deltaplano e questi picconi li troviamo all'interno del pass battaglia. Comunque andate all'interno del vostro armadietto e vi dice la sfida che dovete prestigiare per ottenere queste ricompense, sia il blu sia il rosso. Per il momento
ovviamente il rosso non lo otterrete, però penso all'interno della nuova season 11, dopo qualche giorno, riceveremo questo deltaplano e questo piccone completamente rossi e sono davvero molto molto belli. Spero comunque di avervi chiarito un po' le idee riguardanti questi due oggetti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per questo video e il supporto a un creatore rasco_omg è fondamentale se volete ottenere 1000 V-Bucks che poi potete spendere per acquistare il pass battaglia della nuova season completamente gratis. Ovviamente io guarderò quanti di voi inseriscono il mio supporto a un creatore, perché non posso vedere chi lo inserisce, però chiederò le foto di conferma una volta che avrete vinto il contest. Noi ci vediamo più tardi con altri nuovi video e... le belle! Mes amis!